Il Presidente del Consiglio Conte annuncia che rassegna le dimissioni, sale al Quirinale e l'esperienza di governo si è conclusa. Oggi si è aperta la crisi di governo, abbiamo avuto due forze che come due calamite invece di attrarsi si sono respinte, sono andati su binari paralleli senza incontrarci, il Presidente Conte è stato un po' lacerato da questo scontro interno e sotto gli occhi di tutti ha voluto parlamentarizzare la crisi e adesso capiremo dalle forze politiche all'interno del Parlamento che responsabilità il Parlamento si vuole dare. Il tono del dibattito parlamentare oggi è stato particolarmente aspro, una vera resa dei conti con accuse reciproche. Le parole modellano il mondo, per cui devono essere parole di democrazia. È importante abbassare i toni quando ci siano scontri personali e innalzarli quando invece c'è un scontro tra idee. E dunque la democrazia ha bisogno di parole per il Paese più che parole che servano agli interessi dei partiti. Anche oggi, in questa fase drammatica, è tornato l'uso dei simboli religiosi nel dibattito pubblico ed è diventato motivo di scontro. Ma i simboli religiosi, diciamo così, usati nel dibattito pubblico sono riti pagani, non hanno nulla a che fare con la fede. È la testimonianza che dice il vissuto e la coerenza di chi li usa. Ma bisogna anche dire che non influiscono nel consenso elettorale. Sono, diciamo, delle appendici come un canto del cigno rispetto a qualche cosa che non ha nessun senso. È la pratica, è la vita, è la coerenza, è l'adesione al Vangelo che serve.